alla scuola Carol Wojtyła con il preside Pasquale D'Ambrosio, che appunto sancisce l'inizio di una sua carriera con questo bellissimo evento del Leo Club Castellammare di Stabia Terme Rica Ligure e Penisola Sorrentina, con un kit scolastico donato per dare un sorriso ai bambini. Cosa si sente di dire in merito? Mi sento di dire innanzitutto, per precisare quello che lei ci ha detto in questo momento, cioè che io termino la carriera con questa bella soddisfazione. Devo dire che quest'anno le esperienze più significative, nel senso che abbiamo avuto contatti con enti o associazioni che ci sono state vicinissime, specialmente dal punto di vista dell'impegno di risorse finanziarie. Voi sapete bene che la scuola purtroppo non gode di ottima salute per quanto riguarda impegni di tal genere. E noi siamo sempre alla ricerca di sostenitori, insomma, simpatizzanti, enti che sono vicini a noi e collaborano con noi e con i nostri ragazzi per portare avanti determinate iniziative. Quest'anno due sono state le iniziative importanti, una l'abbiamo avuta con il Garden Club e l'altra siamo stati onorati di averla avuta con voi. Io personalmente, a nome anche dei ragazzi e delle famiglie, vi ringrazio per il contributo consistente che ci avete donato. Parliamo di 1.000 euro di materiale, non è cosa da tutti i giorni, visto che il comune non dà più niente per acquisti di questo genere, e noi dobbiamo impegnarci un po' come possiamo per vedere un po' di andare incontro alle esigenze dei ragazzi. Certo, è importante perché, come avete detto voi nella nota che mi avete trasmesso a suo tempo, vorremmo rendere l'esperienza formativa dei piccoli studenti più semplice, fruttuosa e divertente, e sicuramente così sarà, visto il materiale che ci avete donato. Più contento di così non posso essere, perché abbiamo la possibilità di far lavorare in maniera diversa i nostri ragazzi, e ringrazio anche i docenti che si sono adoperati e che sono presenti ora qui tra noi, che gradirei intervenissero pure loro nella discussione che stiamo facendo. Allora, il materiale che ci è stato donato attraverso questo consistente contributo l'abbiamo scelto attraverso un catalogo. Il nostro fabbisogno è stato soprattutto volto a garantire a tutti i plessi un'equivalente somma. E poi abbiamo scelto in effetti nel catalogo il materiale strutturato che ci mancava. Le cose che abbiamo integrato con quelle che già avevamo a scuola, soprattutto sono state cartine geografiche, sono state abaci, sono stati mappamondi, proprio perché in effetti l'usura scolastica che noi abbiamo spesso non può essere integrata con i fondi che ci vengono erogati dallo Stato, e quindi avevamo proprio carenze di questo genere. E poi abbiamo comprato anche piccoli kit per scientifici, e poi piccole cose riguardanti palle, palloni per l'attività sportiva. Quindi sono stati proprio beni di materiale, cioè i materiali sono stati proprio quelli necessari. Non abbiamo guardato altri materiali proprio perché ne avevamo bisogno, quindi cose molto molto importanti, soprattutto per i ragazzi, e credo che i ragazzi e le famiglie ne saranno molto contenti e potranno studiare effettivamente, avranno del materiale in più su cui operare. E per il progetto ovviamente dei Leo Club della Penisola Sorrentina di Castellammare Terme e Rica Liguri abbiamo consegnato la prima parte del kit per il progetto School for You. I primi riscontri, le prime impressioni. Bene, allora questo progetto si occupa appunto di donare un kit ad una scuola del territorio e del tema operativo nazionale dei Leo, che durerà dall'anno del 2016 fino al 2019. Come club, noi della Penisola abbiamo scelto di legarci con Castellammare perché lavoriamo spesso insieme, ed è stato veramente un onore poter donare ad una scuola di questa zona.
Ringraziamo il team leader Maria Assunta Veta dell'area del TON di quest'anno, Valeria Castaldo, presidente distrettuale dell'anno 2016-2017. Siamo in compagnia del nuovo presidente Leo Ernesto Manfredonia. Ernesto, come mai avete scelto proprio questa scuola per questo progetto? No, la scelta della scuola è ricaduta grazie a una conoscenza diretta del preside, grazie ad esperienze passate, e sapevamo i problemi che il Wetiwa stava malaguratamente affrontando. E su questo spezzo una lancia a favore sia del preside D'Ambrosio, che ha mostrato un senso di umanità nei confronti degli alunni, nei confronti dei professori, e su questo ci rende onore a noi del Castellammare e del Club della Penisola, perché abbiamo reso giustizia a quello che è un bellissimo progetto che è mirato a donare un sorriso ai bambini. Su questo faccio anche un plauso alla professoressa Lucia Parlato, che è stata molto oculata nella scelta del kit e di quello che ovviamente è ritenuto indispensabile per la vita scolastica degli alunni. E ovviamente questo è un progetto, va detto, che di portata nazionale, ossia in queste settimane tutti i club d'Italia stanno nelle rispettive scuole di appartenenza donando un kit alle scuole che comunque vivono questa situazione drammatica. Come ha detto prima la mia collega Agnese della Penisola Sorrentina, un plauso va a tutto il distretto passato e anche quello presente e futuro, visto che il progetto è triennale, e in particolare alla referente Martina Barbato e al nostro presidente distrettuale Francesco Bagnato, che stanno svolgendo un ottimo lavoro e che sono sicuro che per questi mesi a venire daremo un enorme contributo agli studenti, che sono i destinatari principe delle nostre attività.